Alle Pump in the Morning. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo episodio parleremo delle ragioni del perché la penisola italiana sarà colonia di Cartago, cavallo di Troia all'Europa. Con l'informazione dell'emozione propinata in TV sulla questione immigrazione, non si fa un buon servizio agli utenti, dato che si spacciano informazioni a culo, occultando dentro lo Ius Soli tutto il futuro del XXI secolo, che non porterà pace e prosperità al genere umano. Dietro lo Ius Soli non c'è un reale interesse per il continente africano, che sarà quello che avrà più da perdere dalla detonazione delle guerre puniche 2, ma solo la volontà di strumentalizzare un problema demografico che domani si intreccerà in modo insolubile con il cambiamento climatico. Oggi tale questione è usata in modo strumentale per non discutere del serio problema del rientro dei 2.400 miliardi di debito pubblico italiani accumulati dall'Italia e che i politici italiani non vogliono ripagare e giustamente nemmeno gli europei vogliono ripagare. Facciamo due facili modelli quantitativi per schiarirci le idee, per comprendere in che misura la penisola italiana sia destinata ad essere il cavallo di Troia di Cartago per l'invasione dell'Europa. Il link del post lo trovate in descrizione del filmato di YouTube, quindi mi limiterò a discutere solo del modello numero 1, mentre sulla bloggata è anche esposto un secondo modello. Modello numero 1. Allora, oggi gli africani sono 1,2 miliardi, nel 2050 saranno 2,4 miliardi. Intrapolazione lineare della popolazione dal 2020 al 2050. Quindi si assume quanto segue. Nel decennio 2020 gli africani sono 1,5 miliardi, nel decennio 2030 sono circa 1,8 miliardi, nel 2040 2,1 miliardi, nel 2050 2,4 miliardi. Popolazione europea, oggi 500 milioni, nel 2050 706 milioni. Assumendo una intrapolazione lineare della popolazione, si assume quanto segue. Nel decennio 2020 gli europei si stimano a 551,5 milioni, nel decennio 2030 gli europei si stimano a 603 milioni, nel decennio 2040 gli europei si stimano a 654,5 milioni, nel decennio 2050 gli europei si stimano a circa 706 milioni. Numero di immigrati italianizzati, attuale normativa 10 anni, equivale all'assorbimento del 10% del flusso di un decennio, mentre con la normativa Ius Soli a 5 anni si ha l'assorbimento del 50% del flusso di un decennio. Fattore di rilascio, la percentuale di africani che vorrebbe emigrare in Europa. Ipotesi fattore di rilascio in H con 0, il 50% della popolazione africana nel 2050. Si assume che vorrebbe emigrare in Europa per ragioni inerenti il cambiamento climatico e la sovrappopolazione in Africa. Nel decennio 2040 il 25% si assume che sia la percentuale di popolazione africana che vorrebbe emigrare in Europa per ragioni di cambiamento climatico e sovrappopolazione. Nel decennio 2030 il 12,5% della popolazione africana vorrebbe emigrare in Europa per le stesse ragioni di cui sopra. Nel decennio 2020 il 6,3%.
a causa questo di una serie di impatti più che progressivi del cambiamento climatico, legatisi poi con la sovrappopolazione. Ipotesi fattori di rilascio in H con 1. Oggi si suppone che solo il 2% degli africani vorrebbe emigrare in Europa, nel 2050 appunto il 50%, a causa del cambiamento climatico e della sovrappopolazione in Africa. Intrapolando, scusate, in modo lineare dal 2020 al 2050 si assume quanto segue. Nel 2020 il 14% della popolazione africana vorrebbe emigrare in Europa, nel 2030 il 26% della popolazione africana vorrebbe emigrare in Europa, nel 2040 il 38% della popolazione africana vorrebbe emigrare in Europa, nel 2050 appunto il 50%. La pressione demografica potenziale è definita come la popolazione alla decade X per la sua percentuale di rilascio. Politiche di assorbimento. Si dà per scontato che l'Italia non farà mai politiche di respingimento assistito. Questo lo si evince dal fatto che negli ultimi 5 anni sono stati trasportati in Italia dalla Marina Militare Italiana e dalle ONG oltre 700.000 immigrati clandestini. La UE ha detto che l'Italia dovrebbe respingere 500.000 immigrati clandestini, oltre il 90% degli immigrati clandestini che dopo 2 appelli sono giudicati clandestini, non hanno i requisiti legali per rimanere in Italia ed invece di essere rastrellati ed espulsi, viene loro consegnato un banale foglio di carta con cui le autorità italiane intimano loro di lasciare l'Italia. Paesi confinanti all'Italia hanno chiuso le proprie frontiere, sospendendo Schengen, in quanto la loro definizione di profughi non è identica alle normative italiane che sono più sbracate. 5 anni, scusate, è per definizione lungo periodo, di conseguenza le politiche italiane di lungo periodo sono da interpretarsi come accoglienza non stop, ad oltranza e senza nessun respingimento assistito, senza nessuna espulsione, senza nessun finanziamento in Africa per applicare una severa politica di controllo delle nascite. Impatti migratori. Andiamo quindi a considerare gli impatti migratori. Nel decennio 2020 gli africani sono stimati a 1,5 miliardi, gli europei a 551,5 milioni. Si stima che gli africani che vorrebbero migrare in Europa potrebbero essere tra il 6,3% e il 14% della popolazione, con una pressione demografica potenziale di 94 milioni sino a 210 milioni. Se dal Nord-Est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway umanitari, con l'attuale legge italiana che concede la cittadinanza dopo 10 anni, in media nel decennio 2020, diverrebbero italiani tra i 9,4 milioni e i 21 milioni di africani. Sarebbero però aspersi in Europa dalla via greco-italica circa 84,4 milioni, sino a 189 milioni di africani. Applicando però lo Ius Soli a 5 anni, se dal Nord-Est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway umanitari, che concede poi la cittadinanza italiana con Ius Soli dopo 5 anni, in media nel decennio 2020 diverrebbero italiani tra i 46,9 milioni e i 105 milioni di africani. Sarebbero aspersi in Europa dalla via greco-italica però circa 46,9 milioni oppure 105 milioni di africani. La pressione demografica africana nel decennio 2020 si stima che sarebbe pari al 17% o sino al 38% di tutta la popolazione europea. Nel decennio 2030 gli africani sono stimati a 1,8 miliardi e gli europei a 603 milioni. Si stima che gli africani che vorrebbero migrare in Europa potrebbero essere tra il 12,5 e il 26% della popolazione, con una pressione demografica potenziale di 225 milioni sino a 468 milioni. Se dal Nord-Est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway umanitari, con l'attuale legge italiana che concede la cittadinanza dopo 10 anni,
In media, nel decennio 2030, diverrebbero italiani tra i 22,5 milioni di persone e i 46,8 milioni di persone, oltre la metà dell'attuale popolazione italiana. Sarebbero però spersi in Europa dalla via greco-italica circa 202 milioni di persone sino ad un massimo di 421 milioni di africani. Applicando però lo Ius Soli a 5 anni, se dal nord-est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway Humanitari, che concede la cittadinanza italiana dopo 5 anni, in media nel decennio 2030 diverrebbero italiani tra i 112 milioni di persone e i 234 milioni di persone, oltre il 200% dell'attuale popolazione italiana. Sarebbero però spersi in Europa dalla via greco-italica circa 112 milioni di persone, sino a un massimo di 234 milioni di africani. La pressione demografica africana nel decennio 2030 sarebbe pari al 37%, sino al 78% di tutta la popolazione europea. Nel decennio 2040 gli africani sono stimati a 2,1 miliardi. E gli europei a 654,5 milioni. Si stima che gli africani che vorrebbero migrare in Europa potrebbero essere il 25% della popolazione sino al 38% della popolazione, con una pressione demografica potenziale di 525 milioni sino a un massimo di 798 milioni di persone. Se dal nord-est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway Humanitari, con l'attuale legge italiana che concede la cittadinanza dopo 10 anni, in media nel decennio 2040 diverrebbero italiani tra 52,5 milioni di persone e 79,8 milioni di persone, oltre il 100% dell'attuale popolazione italiana. Sarebbero tuttavia spersi in Europa dalla via greco-italica circa 472 milioni di persone, sino ad un massimo di 718 milioni di africani. Applicando lo Ius Soli a 5 anni, se dal nord-est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway Humanitari, che concede la cittadinanza italiana dopo 5 anni, in media nel decennio 2040, diverrebbero italiani tra i 262 milioni di persone e i 399 milioni di persone, oltre il 600% dell'attuale popolazione italiana. Sarebbero tuttavia spersi in Europa, dalla via greco-italica, circa 262 milioni di persone, sino a un massimo di 399 milioni di africani. Pressione demografica africana nel decennio 2040 sarebbe pari all'80% fino al 121% di tutta la popolazione europea. Nel decennio 2050 gli africani sono stimati appunto a 2,4 miliardi e gli europei a 706 milioni di persone. Si stima che gli africani che vorrebbero migrare in Europa potrebbero essere il 50% della popolazione, con una pressione demografica potenziale di 1,2 miliardi, questo appunto a causa della potente sovrappopolazione in Africa e i danni da cambiamento climatico. Se dal nord-est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway Humanitari, con l'attuale legge italiana che concede la cittadinanza dopo 10 anni, in media nel decennio 2050 diverrebbero italiani tra i 120 milioni di persone, oltre il 1000% oltre il 100%, scusate, dell'attuale popolazione italiana. Sarebbero spersi in Europa dalla via greco-italica circa 1 miliardo e 80 milioni di africani. Applicando lo Ius Soli a 5 anni, se dal nord-est Africa iniziasse un trasferimento Business Africa Ferries o Gateway Humanitari, che concede la cittadinanza italiana dopo 5 anni, in media nel decennio 2050 diverrebbero italiani tra le 600 milioni di persone, oltre il 1000% dell'attuale popolazione italiana. Sì, 1000%. Sarebbero spersi in Europa dalla via greco-italica circa 600 milioni di africani. La pressione demografica africana nel 2050 sarà pari al 170% di tutta la popolazione europea. Ora, non ci vuole un genio per capire che se l'attuale legge della concessione della cittadinanza italiana rimanesse a 10 anni,
Tantomeno la proposta dello Ius Soli con cittadinanza italiana a 5 anni, entrambe non sono proposte politiche credibili e sostenibili ed adeguate ad affrontare l'enorme pressione demografica che verrà dall'Africa nei prossimi decenni a venire sull'Italia. Non ci vuole un genio per capire che con queste percentuali di migrazione, plausibili, in quanto il messaggio dato dall'Italia in Africa è quello del mono amico e della cittadinanza italiana che sarà facile, catalizzeranno i flussi migratori, ma non potranno essere assorbiti dall'Italia e dall'Europa senza subire danni a persone o cose. Non ci vuole un genio per comprendere che già dal primo decennio 2020 la tensione tra Europa ed Africa potrebbe diventare critica. Non ci vuole un genio per comprendere che già dal decennio 2030 esisteranno severe ripercussioni sugli equilibri geopolitici del Nord-Est Africa, specie se le propensioni di migrazione in Africa saranno così alte ed incentivate dall'Europa e dall'Italia. Non ci vuole un genio per capire che dalle guerre puniche due è in primis l'Africa che avrà a perderci. Nel decennio 2020 è già possibile che inizino flashpoint nel Nord Africa. Nel decennio 2030 è possibile una levata di Cartago. Nel decennio 2040 è già probabile la levata di Cartago. Nel decennio 2050 è certa la levata di Cartago. Non ci vuole un genio per capire dai numeri che se la penisola italiana riuscisse, per grazia divina, ad evitare i processi disgregativi e dissolutivi non reversibili, è nei numeri delle cose che entro i prossimi decenni verrà purtroppo un momento in cui la leva obbligatoria dovrà essere ristabilita, le norme sulla legittima difesa dovranno essere probabilmente mutate, sarà utile e necessaria una diffusione capillare delle armi leggere alla popolazione italiana, a meno che non si voglia favorire gli aggressor nella realizzazione delle pulizie etniche coerenti con la storia della guerra africana in stile Kindu e Ruanda. Guardatevi dai partiti politici che, ragionando e discutendo del futuro, ignorano la bomba demografica africana oppure la negano e ignorano oppure negano l'esistenza del cambiamento climatico, questo letale binomio, sovrappopolazione in Africa e effetti e danni dal cambiamento climatico in Africa provocherà un'esplosione insolubile di problemi per gli europei con una detonazione nel nord-est Africa. Guardatevi dai pontificati che negano l'esistenza della bomba demografica africana, guardatevi dai partiti politici e dai pontificati che appunto vi raccontano che nei decenni a venire non c'è niente di cui temere perché ci sarà solo pace e prosperità. Mentre, come abbiamo visto sino adesso, osservando in modo pragmatico i dati della demografia quanto gli impatti dal cambiamento climatico, i decenni a venire non porteranno né pace né prosperità nel mondo.